qualunque artista, qualunque vero architetto creativo è stato sempre un architetto moderno, in quanto ha sempre sistematicamente rifiutato i codici classici. Io penso, ecco, che questa mostra sia una grande lezione di storia dell'architettura, tenuta da lui, in cui veramente si può imparare a diventare degli architetti moderni. Brunzevi è stato sempre un uomo libero, controcorrente quando era necessario essere controcorrente, un uomo che ha un respiro e un approdo, una conoscenza assolutamente internazionale, uno dei grandi italiani del mondo di questo secolo. Il Novecento è un secolo fatto di grandi figure che lo portano tutto, no? Dall'inizio alla fine, che nascono nei primi decenni e concludono la loro vita, Zevi simbolicamente proprio nel 2000. La loro storia ci consente di raccontare la storia del nostro paese, la storia del mondo e anche la storia dell'architettura. Di queste figure complessive, di queste figure mondo, Zevi è uno dei più incontenibili, no? È una figura che esce sempre dall'ambito dell'architettura, che è la sua disciplina specifica, per portare l'architettura nel mondo e il mondo nell'architettura. Per tutti, diciamo, gli anni 50, 60 e 70 ha combattuto perché un'Italia che era stata per 20 anni sotto il giogo oscurantista fascista potesse ritornare alla ribalta internazionale con appunto l'architettura, attraverso l'architettura moderna. Lui partecipa agli eventi, fonda le riviste, fa le associazioni, partecipa ai piani regolatori, mette insieme i gruppi. Insomma, è un attore quotidianamente impegnato nei meccanismi che configurano lo spazio in cui le persone vivono, ma allo stesso tempo la racconta questa cosa. Il primo al mondo a scrivere un libro che si chiama Storia dell'architettura moderna, il primo, scrive continuamente di storia e la storia, scrive di storiografia e scrive la storia, quindi salta continuamente dalla trincea alla scrivania dove si scrive, dove si raccontano le vicende, esattamente come faceva Hemingway nella guerra di Spagna. Ci sono 38 progetti di progettisti famosissimi, ma anche molti poco noti al grande pubblico. Tutti progetti realizzati, che quindi hanno disegnato il paesaggio fisico del Novecento italiano e che oggi guardiamo con un occhio diverso, proprio grazie a Bruno Zevi. Questa mostra fa vedere un Zevi promotore critico di strategie a volte sovversive nell'architettura italiana, di strategie invisibili come il tesoro di Albini a Genova, edifici quasi nascosti, edifici lontani dai centri come il villaggio di La Martella, di Quaroni a Matera, progetti considerati come opere di ingegneria come il ponte di Musmeci a Potenza, quindi lui ha una capacità a rivelare, fare salire al livello della coscienza dei progetti che fuori del canone della produzione postbellica. L'idea della scatola come punto primario, come metodo iniziale di fare l'architettura, cioè si prende una scatola e poi ci si mettono dentro, ci si incasellano dentro le funzioni, è assurdo. Ecco perché la scatola si rompe. Sì, tutta l'architettura moderna è proprio la rottura di questa scatola. Quello che la mostra ci restituisce attraverso i video di Zevi è questa dimensione profetica sua. Il profeta Zevi che si era dato come compito di propagare non solo l'architettura moderna, perché ha scritto parecchio sul Rinascimento, di diffondere l'idea dell'architettura come componente della cultura moderna, con l'idea anche molto importante che è stata criticata da parecchi miei colleghi, che il racconto storico sull'architettura può avere un ruolo, non solo un ruolo intellettuale, un ruolo nel campo del sapere, ma anche un ruolo
io direi edificante. Che io non ho scritto un libro intitolato Il linguaggio dell'architettura moderna, io ho scritto un libro intitolato Il linguaggio moderno dell'architettura.